Ragazzi, welcome back, bentornati, io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e ho una fitta al petto, una tensione proprio muscolare enorme, perché mi mancava terribilmente. Qui Pureia rinasce, e nel modo più romantico e sincero che si potesse immaginare. Ragazzi, bisogna aspettare ancora un po' per Elden Ring, quindi sapendo che lo spirito dell'esperto 4 è in un lento ma continuo work in progress che lo condurrà a una release senza pause una volta finito. Quindi sappiate che ho deciso di pubblicarlo solo quando uscirà la seconda parte del remake di Final Fantasy VII, ma non si fermerà alla sua conclusione narrativa, che comunque non sarà il finale del gioco originale, bensì proseguirà fino alla sua fine senza pause. È praticamente un'anima sul canale secondo, quindi è un lavoro massiccio. Così come, verso maggio, no, giugno, arriverà lo spirito del roleplay 3 su Mass Effect, finalmente, perché stavo aspettando da tempo uno scontato annuncio di una remaster. Qui però, nel menu principale, in quello che è l'XMB, che di solito ci accompagna negli inizi di spirito o di serie di Let's Play, ok? Che si dice? Che si fa? Abbiamo nello spirito del fanboy, in cui credo si possa assolutamente confermare la presenza di Astros Playroom come perfetta, l'inizio di una non blind run, ma condivisione. Guardate. Platinato, millato fosse stata un'opera, diciamo, di storia della console Microsoft, che però sotto questo punto di vista, sappiamo, manca un po'. È il motivo per il quale l'annuncio di nuovi studios e di quello che potrebbero essere esclusive in Xbox sembrano poter cominciare a creare una vera storia, esclusa, no, la trinità dell'azienda, in quello che può essere il suo lato gaming, per quanto magari nelle feature della next gen ho parlato un po' più approfonditamente di quello che potrebbe essere la distinzione fra storia autorale giapponese di Sony PlayStation e processo e percorso di cambiamento dell'industria attraverso il Game Pass e nuove metriche di sviluppo del mercato da parte dell'Occidente, Microsoft, no? Dell'occidentale. Guardate, se ne potrebbe parlare a lungo. Il problema è che una cosa è la passione per la disamina, la divulgazione, la critica, no? Un'altra è il fanciullo interiore. Il fanciullo interiore. Io, quando ho trovato un software preinstallato su PlayStation 5, ho avuto il naturale, penso, istinto per qualunque hardcore gamer di non aprirlo nemmeno. Da serie, vabbè, sì, sarà una demo tecnica, magari poi ci passo 20 minuti e guardo un po' quali sono le feature di questo nuovo DualSense, no? Però, se all'interno di quella che è una diretta ho discusso proprio del DualSense, qui ed oggi invece io mi voglio concentrare su una cosa soltanto, escludendolo: il videogioco. Non durerà tantissimo questa serie, ma non sarà frettolosa. Guardate questa introduzione. La sto tirando un po' per le lunghe, un po' anche per nostalgia dei vecchi tempi. Ma è perché comunque mi è mancato YouTube. In questo periodo ho dovuto concentrarmi così tanto su contenuti, sì, di YouTube, ma così densi nella loro prolissa, ok, lunghissima forma di montaggio, frame by frame a volte praticamente, che ci ho messo mesi a far uscire quelli che sono tre grossi video, no? E ora si torna un po' nel canale secondo, a sì mettere qualche chicca, vedrete, ma ritrovarsi un po' in una delle mie case, da cui sono mancato un po'. Allora, Astro's Playroom è una, e lo dico nella maniera più sincera e oggettiva possibile nei confronti di quello che è il mio giudizio e la mia esperienza di vita da gamer, è una delle più grandi sorprese che abbia mai avuto, da sempre.
Questo non significa che sia il miglior videogioco di un certo podio o una delle migliori esperienze che abbia mai vissuto, ma è una delle più belle e sorprese che abbia mai avuto il piacere di vivere. È incredibile e vi garantisco una cosa, ve la dico adesso e la ripeterò alla fine di questa serie. Spero veramente di poter vedere da questa mascotte. E per questa mascotte, un full-fledged game un giorno, non tanto dei piccoli, preziosi livelli esplicativi di quello che può nascondere la capacità creativa di questi artisti. Adesso ne parliamo un momento. Andiamo. Allora. Abbiamo ovviamente la genesi degli studios moderni, che praticamente includono tutti i first party delle diverse aziende, ma ascoltate un momento. Fate caso alle original soundtrack di Astro's Playroom mentre giocheremo questa cosa. Questo giochino. Perché è vero, il menu principale serve sia per farti percepire le lettere che si muovono, il personaggio che cammina su diversi materiali all'interno di un uso del DualSense ancora irripetuto. Sto sperando appunto per esclusive alla Gran Turismo 7 o insomma, cose con cui si può sentire sulla pelle, no? Un feedback. Ma al di là di questo, è giocoso, è puro. Vi garantisco che in un'epoca nella quale specialmente i AAA spingono tanto sul peso, sull'esperienza più che sul divertimento, che non è un male, ma è una differenziazione rispetto al gioco puro. Sentite, è dolcissimo. Io non parlo da blind. Per questo mi fa quasi commuovere la musichetta. Non sono regredito. È che questo gioco ti fa regredire, piano piano. Specialmente se, special a causa soprattutto di quello che è stato il mercato italiano, ma in realtà globale, si è comunque cresciuti con Nintendo e PlayStation. Ok? E quindi, visto che Nintendo ha delle IP specifiche che porta avanti facendole prismaticamente cambiare negli obiettivi e nelle identità, nei dettagli, come possono essere i livelli o il gameplay di un Super Mario rispetto a quello che può essere la storia e l'ambientazione e scopo di un The Legend of Zelda. Pensate alla differenza fra Ocarina of Time e Majora's Mask. È un let's play, giusto? E beh, è il primo episodio. Lo sapete, è il primo episodio. Beh, qui con Sony abbiamo tantissime diverse esclusive che hanno generato mascotte e storia delle diverse console e generazioni. Astro's Playroom ne è una sorprendente, inaspettata, pura, commovente celebrazione. È il raggiungimento finale di qualcosa che da piccoli cercavamo di convincere gli altri sarebbe arrivato un giorno, ma non sapevamo assolutamente se sarebbe accaduto, per quanto ci potessimo credere nel cuore, ma vederlo succedere così, sotto alcuni punti di vista infantili, quelli più puri, quelli meno da adulti, quello che ha fatto questo videogioco è più importante di qualunque The Game Awards, di qualunque riconoscimento artistico e qualunque cosa di importante nel mondo dei grandi possa essere mai successa nei confronti del videogioco. Questa è, lo vedrete? Vi prometto che lo vedrete. La premiazione e celebrazione, festa di tutto ciò che è stato giocare e approfondire con amore tutti quegli universi, quei mondi, quelle avventure, quelle sfide e quel lavoro artistico che certamente per monetizzare e diventare importanti, padroni di un mondo, di un'industria, le aziende hanno fatto, ma che sotto il velo di Maya hanno noi. Ascoltate, andiamo.
Nuova partita. E per quanto riguarda la bacheca artefatti, capirete presto di cosa stiamo parlando. Eliminiamo la precedente partita. Benvenuto in Astro's Playroom. Questa esperienza è stata creata per mostrarti cosa puoi fare con il nuovo controller wireless DualSense. Pronto? Pronti. Allora, io mi concentrerò meno sul controller, appunto, come promesso, ma è comunque protagonista. Già si intuisce il mood, eh? Allora, andiamo. Certo. Non è venuto benissimo. È quel che sembra. Io voglio andare al sodo, ma... Eccoci, nona generazione. Tra l'altro a me i modelli mi piacciono tantissimo realizzati così, perché ricordano molto il disco PlayStation Demo. Quindi, luogo asettico, massima conta poligonale, massima grafica possibile, ma... Di questo ne riparleremo ancora. C'è un sacco di cose di cui riparlare in un piccolo breve platform come questo. Allora... Sentite questi suoni? Vengono riprodotti in cuffia in 3D e attraverso il controller. Quella che sembrerebbe una mascotte quasi sacrificabile rispetto al potenziale base che potrebbe far suggerire avere, no? Adesso arriviamo, vabbè, un robottino carino, un gioco per bimbi, qualcosa che possa attirare un certo tipo di pubblico. E invece no. È per tutti. Oltre al fatto che ovviamente sta giocando con una PSP. Allora. Dunque. Lo dico qui. Ci scherzerò sopra un paio di volte probabilmente durante la nostra run. Queste monete vi siano quasi da conferma. Astro Playroom è in quasi ogni componente di level e game design un rip-off di Super Mario e dei migliori platform di effettivamente... matrice Nintendo, solo che oltre a essere in realtà una ottima idea averlo fatto, così come la derivazione in generale non è necessariamente un problema e anzi tendenzialmente la paura o il quasi voler brevettare i generi è uno dei più grossi difetti e crimini pericolosissimi che si può fare in un'industria videoludica o artistica. Ora vedrete anche ciò che di unico ha, e ce l'ha, il progetto. Piano piano. Sta per cominciare. Io mi emoziono perché so cosa c'è dietro queste animazioni. Tempo al tempo. Questo è il hub centrale. Piazza della CPU. Siamo dentro la PS5. Avete visto? Ci siamo entrati, no? E... è anche evidente, notate? Eh sì, siamo proprio dentro. Ci saluta, ovviamente. Ci saluta. Logo che però non è mai opulento. Una delle cose che apprezzo di più in un'opera è sempre l'amore, perché esiste l'amore anche in un'industria. E signori miei, ragazzi e fanciulle,
Verrete inondati, immersi, annegati nell'amore. Pieno di piccole cose. E le monete ci serviranno. Ovviamente i livelli sono le diverse componenti della console. Le sfide di rete a tempo, di cui parleremo alla fine di questo episodio. Le fonti raffreddanti con il simbolo X come particellare che sfreccia fuori dalle ventole che raffreddano le componenti della console. Appunto, dicevamo, no? Ispirazione, ma anche un gameplay fluidissimo di platforming tra i più sinceramente immediati come design possiate immaginare. Guardate che bello che è. Oh, un puzzle. E si sta in alto, eh. È dolcissimo. Lo adoro. Allora. Oh! Yes! Vorrei davvero permettervi di condividere il mio controller a volte. Abbiamo creato un cavo di sospensione per poter camminare, ma... Lo avete riconosciuto? È quello delle memory card PlayStation 1. Se c'è una cosa che fa Astro's Playroom... è coccolarti. Non tanto come... videogiocatore, esperto, appassionato, anziano o veterano. Bensì proprio come... partecipante all'esperienza. Ogni musica, ogni suono è fatto con una cura, un cuore, appunto, che non sospettereste all'inizio. È impossibile sospettarlo all'inizio, il livello di personalità che le host riescono a raggiungere, di totale presa di vita che fa Astro nel mentre sviluppa l'esperienza che il giocatore va ad affrontare. State a vedere cosa faremo oggi. Completeremo un livello e con esso avrete un'introduzione a quello che sarà questa serie. Andiamo giù! Carino, eh? Dorme. Possiamo darle fastidio. Ah, oh, non si arrabbia. Oh! Scusate, scusate. Io adoro le animazioni contestuali e queste sono proprio chicche. Ah! Adoro... come reagisce, ma anche la dolcezza con cui pulisce poi. Mica l'abbiamo fatto apposta. Quindi poi c'è il circuito SSD. Ovviamente su cosa punterà il circuito SSD? La velocità, no? La ventola su cosa? Il vento. Sono tutte piccole cose intuibili, ma abbiamo, come vi ho mostrato prima, la giungla della GPU. Allora, se non che avrete notato anche voi esserci là in fondo una PlayStation. PlayStation Labo. Non ci andremo. Però vorrei farvi notare che qui abbiamo tutti i simboli e una luce bianca.
Oggi andremo ai giardini memoria. Sentite? Memory. Le canzoni hanno persino dei testi. Sono canzoni, appunto, e non soltanto musica. Alcune di esse vi resteranno in testa, penso in qualche modo, per sempre. Questo è uno di quei giochini che risultano essere come i piccoli diamanti nel valore. E queste nuvolette sono già forse una forma di intuizione di come è stato sviluppato il livello? Andiamo. Si gioca, ma non solo. Giardini memoria, passaggio ventoso. Oh! Quindi il vento è qui, vorrà dire forse, sto giocando un po' con voi, non sono blind, che nelle ventole ci sarà forse il freddo? Sentite. Guardate come tutto è legato al nome da cui proviene il mondo. Giardini memoria, connettori, oro. E i suoi partecipanti. Ecco. Che non si fanno distrarre. Il fatto è che, come sempre, in questo genere è bellissimo muoversi veloce. Essere una scheggia, scattare, esplorare. Ma si esplorerà. Ci muoveremo piano. Avremo modo di correre un po'. In certe parti delle avventure. Ovviamente il frame rate è di una stabilità talmente roccia che è per fortuna rappresentazione di cosa si può fare quando ci vuole, quando c'è attenzione per l'ottimizzazione. E non solo. La mia stessa facecam è a 60 fps, non a caso qui. Mi sento quasi in colpa, mi chiedo se posso... Non posso lanciare una... Perché non sono blind, ma non ho ricordi espliciti di tutto, anzi, se ci perdessimo qualche segreto, arriveremo ad affrontare insieme le meccaniche di interazione con il completismo made in PS5, che in realtà è parte del motivo per cui Astro esiste. Ne parleremo, anche perché esiste il fast travel, è possibile teletrasportarsi in qualunque parte di qualunque livello in qualunque momento a una velocità che ovviamente la ninth gen ha portato nella casa di tutti. Ed è una delle principali cose da cui non si può più tornare indietro. Per chi non ha mai avuto a che fare con un SSD su PC, magari. Ma qui è ancora più ottimizzato. Ancora di più, ragazzi. Oh! Cominciamo. Ok. Quando incontreremo degli operatori di camera e degli appassionati che si muovono a vedere qualcuno agire in maniera particolare o con un costume, avremo dinanzi a noi citazioni e rappresentazioni dei più importanti o simbolici titoli dell'esperienza PlayStation, che ovviamente è pubblicità e manifestazione di quell'amore di cui vi parlavo prima. Qui abbiamo, piuttosto chiaramente, Flower. Io non mi sono ripassato niente, voglio anche non riconoscere alcune cose insieme a voi, perché è vero, è lo spirito del fanboy, ma in parte è anche una riscoperta di ciò che è stata la mia esperienza da videogiocatore. Una delle esperienze da videogiocatore, una finestra di un castello mentale, di un palazzo molto molto preciso e molto molto speciale, in costante crescita tra l'altro. Guardate che belli che sono. Datemi un gioco da 20 ore. C'è qualcosa? Qualche segreto? Guarda che bello lo skybox.
Wow, ok, attenzione, era un telecomando quello. Questo è un checkpoint. Ce l'ho qua davanti a me, ve lo devo proprio dire. Bello sei! Arrabbiatissimo. Ah, preso, è qui. Ape Escape. Stiamo per caso dinanzi a Medieval? Qualcosa mi dice di sì. Con le memory card PS1. Quasi come fossili. Carichissimo. Che ripresa! Production value! Io non so come vi sentite. Io giocando a questo titolo, anche se non fossi assolutamente registrato, ho sempre un nodo al petto. Ma dei più belli in assoluto che possano esistere. È proprio bello, io mi auguro che voi possiate giocarlo. Con tutto il cuore. Me lo auguro. E ve lo consiglio. Non ignoratelo qualora finalmente riusciate, se volete, a trovare una PlayStation 5. Esatto, attacco caricato. Sei pronto, fiore? Vai! Oh, artefatto! Ecco cosa sono gli artefatti. Sono letteralmente di nome e di fatto, e rappresentano ovviamente, no, i nostri ricordi o quelli dell'azienda, qualora non abbiate vissuto l'era PlayStation, per esempio, ma con una descrizione che vi garantisco a volte sarà acuta e autoironica. Ve lo ricordate? Oppure lo sapevate che il primo controller PlayStation non aveva gli analogici? Gli analogici sono un'eredità Nintendo. Per quanto metterne due in questo modo è stato molto importante. Ha cambiato tante cose. Ricordo tantissimo il controller, per esempio, Nintendo 64. Assurdo, ma funzionale, nonostante qualche stranezza forse non proprio precisa per tutti i generi. Guardate i materiali. Quanto ho giocato con questo controller prima di poter trovare il DualShock, perché questo non è un DualShock. Questo non lo è. Guardate. Ok, vai. Checkpoint e non c'è altro da fare? Io sono molto, attento, non vorrei distrarmi per l'emozione e la condivisione. Che ve lo dico a fare? Qui abbiamo lui poverino che è spaventoso. Sta precipitando e sprofondando nelle sabbie mobili. Ma che paura, che pena. Abbiamo data, perché si parla della memoria, no? 8 mega come le memory card PlayStation 2. Death Stranding. Che piange. Si è arrabbiato. No!
Ovviamente non sappiamo ancora a cosa servono i puzzle, ma... Oh, e tu cosa sei? Tear away? Potrebbe essere tear away? Penso di sì. Non mi stupirebbe. Ehi! Ico! Oh, mamma mia! Io non ricordo i dettagli dei livelli, ragazzi. Non sono blind, ma... Oh, Ico! Oh, mamma mia! Uno dei migliori videogiochi di sempre. E correlato all'epoca in cui è uscito, con le animazioni, un'avanguardia ancora oggi difficile da raggiungere. Ed è del 2001. Ragazzi, avevo 20 anni in meno. Il mio cuore. Questa è una di quelle cose che non avevo mai visto. Il mouse PlayStation che penso proprio si prenda in giro. Questo accessorio sarà un vero spasso. Non è andata bene, vero, Sony? Guardate, guardate. Level design è un Souls. Sto scherzando. Questo volevo fare con gli altri. Mi sento terribilmente in colpa. Ma penso proprio che non mi toglierò il gusto di farlo anche a quello laggiù. Perché sono cattivo. Beh, qui abbiamo proprio il classico, no? È nuovo questo. VR, golf, everybody's golf, immagino. Forse no, Everybody's Golf VR lo vorrei provare tantissimo. Ah! Poi i cattivi poverini, questi mostriciattoli muoiono in maniera orribile, spietata. Andiamo a recuperare la possibilità di fare del male. Completismo! Completismo spietato! Tutto per una moneta! Sì! Forse quel cavetto era tra l'altro fatto apposta e non l'ho visto prima, perché c'era davanti proprio un cavetto. Sentite che questa musica, questa melodia è orecchiabile e assolutamente non stancante nella ripetizione. Le cervella, poverino. Come on. Non voglio fare phishing. Oh, è a tempo? Ma io mi guardo intorno. E qui? Non sono solide. No, Death Run rovinata. Guarda quanto è incandescente. Come si impegnano? Ok, let's go. Poverini, la nuvola è anche triste di doverli cacciare, è come se dover essere costretta a essere un livello, una versione un po', una versione un po' meno poetica di The Last Guardian, direi.
Ecco, qui ovviamente abbiamo un'esperienza DualSense piuttosto prorompente, eh? Ogni singola goccia d'acqua si sente sulle dita. Mi raccomando, sfruttiamo questa meraviglia perché è una possibilità di evoluzione non da poco nell'interazione dei videogiochi con il giocatore. E siamo ancora al prologo del livello. Ok. Ragazzi, mi devo allenare per Elden Ring. C'è una cosa che ancora non vi ho fatto vedere del gameplay. La sto trattenendo. Nel primo episodio non ci sarà. Nel primo episodio non ci sarà. Quindi se i veterani di Astro mi chiedono: ma perché non fai vedere quella cosa? Non è ancora il momento. Perché mi è venuta voglia di andare a un acquapark? Non ci vado da quanti anni? Heavy Rain! Ah, un po' di sollievo. No! Non ci avevo mai fatto caso! I droplets d'acqua, le gocce d'acqua. Oh, santo cielo. Interessante. Vogliamo provare? Opla! Perché sono così cattivo? Andiamo. Oh! Qualche segreto ai lati della mappa? Guardate che belli che sono. I connettori, le rappresentazioni, quasi le sinapsi, no? Che ballano e festeggiano. Energia. E monete. Giardini memoria, campi supersonici. Che dolcezza. E quando lo finisce? Gli ricrescono. Ragazzi, io sono. Non posso non essere felice dinanzi a un'opera come questa. Perché. Non avete visto niente. E per esempio, ognuno dei livelli ha una gimmick. Quella dei giardini a memoria, le nuvole. Posso farlo precipitare verso la sua terribile, terribile morte. Ok, e touchscreen sia.
Guarda come sculetta. Guardate. Si controlla col touch adesso. Allora, vediamo un po'. Andiamo, 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 andiamo. Quali segreti miei? I birilli, eh? Arrabbiati, dobbiamo punirli. Ops. Allora, hanno fatto bene a rendere queste sezioni, specialmente col touch, brevi ma presenti. Così provi il DualSense ma non sei costretto a una terribile esperienza di controllo parziale del tuo personaggio. Quello? Ah, un gioco di baseball. Credo che sia... C'è un gioco di baseball molto importante per PlayStation, ma penso che sia una cosa molto più giapponese di noi che nostra, per quanto ovviamente sia uno sport principalmente americano. Perché ne ho sentito parlare spesso, ma anche in tante collection Sony c'è quel gioco. Devo approfondire. Beh, in post, no? Vai, 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 vai! Guardate. Ok. Boom. Non perderò mai nulla. Ma che succede se... Ah, ok, ok, non è completo. Ok, ok. No, questo è per pochi. Questo è per pochi. Io qui in blind ho urlato. Ho urlato come essere umano. Come ragazzo, giovane uomo. Ho proprio urlato. Perché questo è Jumping Flash. Jumping Flash. Ci ho giocato così tanto da piccolo. Originale. Lo avevo originale. E quando sei piccoli avere l'originale è una cosa strana nella mia generazione. Jumping Flash. Quanto poco ci capivo di Jumping Flash. Attenzione, strada pericolosa? Che domande. Artefatto. La memory card. Un mega, giusto? Addio, nottate in... Io mi commuovo. Addio nottate in pausa. Quanti di voi le hanno avute? Fatemi sapere. Quanti di voi? Anche in un Final Fantasy magari. E ora monetine all'indietro. Non si perde nulla. Tra l'altro il DualSense qua fa proprio pazzia. Ok. Boom! Allora, qual è il percorso principale e qual è quello opzionale, eh? Questo è quello opzionale, vero? Oh! Ups! Ok, let's go! Ah, non sapevo. Ah, se premi ti fermi. Wow. Disco di gioco PlayStation. È rivestito di una misteriosa tonalità nera. Ah, questa coattata però dovevano mantenerla anche nelle successive. Con la grafica PS1 e quella... Quello è l'XMB PS1. Guardate quell'exit. Guardate quanto è pacchiano tutto. Quanto è pacchiano.
piano tutto. Meraviglioso. E non ti fa fare il puzzle di nuovo. Quanto è bello! Quanto è tutto bellissimo! Vai! Sì! Ok. Vado! Ne è valsa la pena! Ok. Folgonuvola. Oh, spaventoso, Beh, se ve lo siete chiesti durante questo episodio, vi rispondo anche senza presumere di leggervi il pensiero. Non ho scelto questo livello a caso. Non è un caso che qui si trovino gli artefatti PS1. Avete già intuito un piano, eh? Oh! Air Combat, evoluto poi in Ace Combat. Una delle mie serie preferite, uno dei miei franchise di PvP più amati. Ace Combat 8, ti aspetto. Non giocare con la PSP! Guarda! Anche se c'è un Ace Combat per PSP. Sono io, ce l'ho fatta, amatemi! Yes! Niente onda d'urto? E come si arriva lassù? Oh, mena! Distruggilo! Wow! No! Non voglio abbandonare quell'altura. Esatto, era più semplice di quanto sembrasse. Oh, beh. Ne è valsa la pena, eh? Ghost of Tsushima. Yeah. Come mi ha guardato. No! La bellezza, ragazzi. Ma cosa? Il mio piano era avere un minimo contatto sulla punta della nuvola per poi utilizzare di nuovo i boost dai piedini. E puzzle sia. Scompaiono! Ho sempre giocato di toccate fuga sulle nuvole, ma pensavo che fosse un istinto da gamer fatto così per gioco, non che la meccanica fosse... Non mi ricordo proprio tutto, eh. Ah, perché l'ho ripreso? Per monetine! L'ho ripreso per monetine. Che bella l'animazione. Oh! Che bello! Festeggiatemi! Ci ho giocato tutto Final Fantasy VIII una volta. Non la prima, chiaramente. All'interno del monitor LCD. Per PlayStation 1. Per PS1. La PlayStation portatile. Era un incantesimo vedere un gioco PlayStation sulle proprie gambe, ragazzi. Era magia, era inconcepibile riuscirci. Era fantastico. Oh! Quante chicche. Ovviamente le papere sono importanti per PlayStation, spesso utilizzate come demotecnica. Dalla PlayStation 3 in poi, mi sembra. Ma non è detto. Forse anche PS2. Non credo, però.
Mamma mia, pure rock. Diventa tosta, eh. E tu? Infamous, ma certo! I poteri! Bravi, bravi! Pacche sulla spalla! Il DualSense sta impazzendo. Qualche segreto? Questo percorso mi piace un sacco. Ci piace. Volevo fare la cosa veloce. Oh, questo è Forbidden Siren. Non ho mai giocato Forbidden Siren, non ancora, ma non. Questo è horror? Ok, su questo avrò bisogno di feedback. È horror? Giapponese? Non è Project Zero? Non. Cosa sei? Vedo anche il sotto la pioggia. E questo con la torcia? Ok, su questo ho una lacuna, o meglio, sì, mi manca. Multitap PlayStation, insieme è più divertente. E sì, lui l'ho avuto per quel videogioco, ragazzi. Proprio quello. Ehi, ma si era aperto un. Si era aperto uno shortcut di nuovo e l'ho saltato. Ehi, ehi, ehi! Scivola! L'avete indovinato, vero? Senza che io lo dicessi il gioco, prima che lo mostrassi, eh? Perché io lo so che nella mia post ho delle idee, ma mi fido di voi. Qualora. Può succedere, non lo conosciate o non lo abbiate giocato. È uscito il remake, la Remaster Plus. Merita, ragazzi, profondamente. Qui. Oh! Della serie. Parlavamo di Mario, no? Volevo esplorare il completismo. Lo faccio per il. Oh. Beh, questo volendo è chiaramente anche Shadow of the Colossus. Flipper mania. Si torna a essere delle palline. E stiamo sbloccando questi livelli per il teleport. Checkpoint by checkpoint, ragazzi. Vai, Flipper! Go! Ah, proprio spietatamente. Ok. Woo! Completismo! Completismo assoluto! No,
Non lascerò mai che la cosa non si completi. Altro? Sì, certo. Lanciamoci qui. Ok, no? E allora aspettate, aspettate. Qui. Yeah! È qui. Ah, stai ferma, pallina! Oh, non ho controllo. Ok. Ok. Ai, basta, basta, basta. Sì. Qui si scivola. Qui si scivola. Percorso pericoloso, eh? Rischioso. Eccolo. Analog. Quelle scimmie non hanno via di scampo, perché Ape Escape fu il gioco che portò il DualShock alla ribalta e alla manifestazione di massa più importante, perché oltre ad essere la periferica nuova era obbligatoria per essere utilizzata, cioè per poter giocare al titolo. E quindi si possono premere i tasti, eh? È bellissimo. Supporto! Ifrit 255! Allora. Sta per morire la batteria della telecamera e io non lo permetterò mai. Datemi un momento. Non perderete la facecam. Non oggi. Allora, ragazzi, rieccomi. Vedo delle corone nel menu. Vuol dire che siamo stati bravi. Entrambi gli artefatti e 4 puzzle su 4 per tutti e 3 i livelli precedenti. Non male. Ok. Forza. Chiudi. Via. E qui dietro? Qualche monetina? Ah, perfetto, no. Tutto ok nella rec? E eccoci. 1200 monete, non male. La frenata è molto più esplicita, molto più veloce di quanto non pensassi. Non avevo mai provato a farla davvero fino ad ora. Wow! Un altro artefatto. Quanti di voi l'hanno avuta? Perché io no. Era un eccolo, lo dice, un successo in Giappone. È uscita solo in Giappone e io ho potuto giocare con il piccolo Choco, il Chocobo di Final Fantasy VIII, solo tantissimi anni dopo, curiosissimo di quella meccanica nascosta e di quell'evocazione così inutile, che però nascondeva un potere in Giappone. La Pocket Station. Ragazzi, crescere non è male, ok? È pieno di cose veramente stancanti e non sempre a causa degli ostacoli della società, di quello che poi è la vita adulta, le tasse, le regole del paese, le cose che possono essere poco fantasiose, molto concrete, pesanti, le sfide della vita. Ci sono tanti motivi per cui si vuole restare bambini, tanti motivi per cui a un certo punto dici inevitabilmente, cavolo, la scuola non era così male. Ma con la testa di adesso, perché altrimenti rimane quel tipo di grosso ostacolo, se non incubo talvolta, a causa di bestie dall'altra parte della cattedra e esseri umani insufficienti. Che incontrati adesso potrebbero avere un confronto diverso. Allora, dicevo, bellissimo vedere quello che abbiamo alle spalle, quello che abbiamo adesso, e ricordare tutto questo quando era il presente. E sotto alcuni punti di vista
il futuro. Questi modelli sono meravigliosi. Pornografia, fondamentalmente. Oh no! Wow! Chi di voi ha avuto una PlayStation? Solo è cresciuto con questi suoni, ma anche con questo schermo, con questa dimensione, un 13 pollici. Non è un caso, ragazzi. Non è un caso. Un 13 pollici. Qualcosa della Pocket Station che non conosco. Forse uno spot pubblicitario, ma non credo. I riflessi sullo schermo. Eccoci. È un gioco specifico anche questo, chissà. Con quel volante, secondo me. Però questo è il volante, è quello di GT, no? Penso di sì, in realtà. Ok, vedremo. Vedremo se c'è da approfondire questa chicca. Vedremo. Sono quelle cose che una volta che le cerchi, le hai per sempre con te. Signori, ora si tirano i cavi. L'ultimo degli artefatti. La PlayStation con il pacchianissimo, esatto. È bellissimo, guardate il laser. Oh, che ricordi, guardate. Big Bang tridimensionale. Finito il primo livello. E infatti siamo dentro il labo. Ve l'ho detto che ci saremmo arrivati. E il puzzle è un murales della storia di Sony PlayStation. Guardate, questa sala, secondo voi, di quante cose si riempirà? Abbiamo un cerchio diviso in quattro e un piedistallo centrale. E qui tantissime chicche che verranno incredibilmente aumentate di numero. Questo è niente. Questo è niente. E faremo dei giri approfonditi qui. Che nel mentre loro cercano di costruire la magia, il PlayStation Plus, i sacchetti PlayStation, il VR, la musica. Queste sono tutte cose che hanno uno scopo e un ricordo. E vediamo un po', abbiamo forse... Ah no, abbiamo fatto proprio tutto qua. Non male! Sono soddisfatissimo.
il dinosauro della PlayStation demo. Ridge Racer. E l'area PlayStation. Tutti i giochi comprati. Tutto interagibile. Ah già, quando si potevano leggere i manuali di istruzione. Guardate. Innamoratissimo. È bellissimo. I tasti, guardateli. Posso premere l'analog? Che incubo quel tasto quando non funzionava. Dove vanno a finire? Secondo me quando il mondo è completo si aggrappano a qualcosa. E beh, ora mi chiederete, è comunque molto vuota la stanza. Solo artefatti? No. Questo labo ci permetterà di spendere le monete che ci siamo guadagnati. Siete pronti? Ecco come. Gacha! Però senza microtransazioni. Allora, pronti a giocare un po'? Capite? Eh? Macello! non posso. Non, continuate voi. È completissimo, Macello! What are you doing? How Italians Complete Games. Paura, eh? Forza! Mi piacciono questi puzzle da trovare. Completismo! Tac! Non male. Nice. Le icone dell'XMB PlayStation 3. Sott'aceto. Queste cose appunto appaiono fuori e si animano. Un artefatto, la PS Go. Nessuna novità UMD. Sul serio. Era bellissima. In un mondo digitale, che digitale non era per tanti. E questa è stata la Xbox One di PlayStation. Brutta fine, la PSP Go. La PS One! Una console adorabile e piccina. Sono d'accordo. Sono d'accordo, è una delle cose più belle che abbia mai fatto Sony. È bellissima la PS1. 540 monete? Ma sì, dai. Completismo e endorfina. Questo che diavolo è? Ricevitore GPS per PSP. Ti aiuta a orientarti nei sotterranei bui. Mai avuto. Mai avuto. Non direi neanche. Sì, no, l'ho sentito. Ma non l'ho mai avuto. Credo di averlo sentito. Un po' come il Rumble per Game Boy. Voi lo avevate il Rumble per Game Boy? Io sì. Insieme alla luce, la stampante, la macchina fotografica. Lasciamo perdere. Oh, che bello. Bot Charted. Ultima. No. Proprio la spazzatura come finale. Certo, questo è perfect content.
Così avete visto tutte e tre le possibilità: puzzle, argento, oro e spazzatura. Torneremo da te dopo. Vero? PS1? Poverina, l'ho rotta. Eccoci qua. Esploreremo, ragazzi. E come se esploreremo in futuro. Ora torniamo al mondo principale. E vi dico un'ultima chicca, prima di salutarci e invitarvi al prossimo episodio. Ossia... che non solo... sembra che ogni livello porti la partita a un vicino cliffhanger, ma si sbloccano le corse. E queste corse sono qualcosa che durante il tempo di review, quando ebbi console, quindi anche Astro in anteprima, giocai insieme a tanti altri giornalisti nel mondo. E... posso, terrorizzato dal anche solo aprire i tempi adesso che il mondo sta giocando ad Astro da tempo, posso ricordarvi un momento passato nel 2015 durante l'evento di Bloodborne, in cui il produttore mi chiamò in un certo modo dopo il torneo. Classifica mondiale, anche se il mondo era molto piccolo all'epoca, no? Ragazzi, ci faremo un giro poi. Alla prossima. Di cuore. Alla prossima.